visione un po' più critica c'è nella tecnologia, negli obiettivi della tecnologia. I nuovi strumenti, i nuovi linguaggi della multimedialità rappresentano ormai un elemento fondamentale di tutte le discipline. E per quanto riguarda le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, le tecnologie digitali, è necessario che si sviluppi un atteggiamento critico e una maggiore consapevolezza rispetto agli effetti sociali e culturali della loro diffusione, alle conseguenze relazionali e psicologiche dei possibili modi di impiego, alle ricadute di tipo ambientale e sanitario, compito educativo cruciale che sarà condiviso con le diverse discipline. Ecco, io questa la prenderei per dire questo è l'introduzione a tutta la questione dell'uso del digitale nell'insegnamento. Se passiamo invece alle indicazioni o alle linee guida per i licei, le indicazioni per i licei, per esempio le scienze umane, il profilo, abbiamo soltanto l'uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. E poi cominciano altre indicazioni di questo genere, saper utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca e comunicare. Negli istituti tecnici si fa riferimento alla tecnologia e poi c'è il silenzio. Nelle linee guida, nelle indicazioni che riguardano la storia, nella scuola secondaria di secondo grado non c'è più nessun riferimento al digitale. C'è un silenzio assoluto. Quindi gli insegnanti possono sentirsi, legittimati a non fare uso del digitale. Le indicazioni non fanno nessuna sollecitazione da questo punto di vista. Ma questo sarebbe un errore capitale, abbiamo capito sia da Noiré che da Biondi o dalle cose dette ieri da Antonio Brusa, eccetera.